Ciao amici, siamo di nuovo qui a parlare di Final Fantasy XV. Prima però voglio fare una premessa. Ormai quello che c'era da dire lo abbiamo detto. Ci aspetta un anno di attesa prima di avere forse qualche risposta alle tante questioni ancora irrisolte. Quella che vi racconterò oggi potete chiamarla teoria, anche se personalmente preferisco pensare che vi stia semplicemente raccontando una storia, in quanto la fantasia ormai ha preso il sopravvento sulle tante, troppe lacune che ha questo titolo. Questa fantasia si basa sulla realtà, come recitava il primo trailer di Versus 13, ma le incoerenze sono tante, come del resto, all'interno del gioco stesso. Non abbiamo neanche la pretesa di andarci vicino a ciò che sarà, ma a noi piace vivere Final Fantasy XV, ovvero condividere tra noi pensieri e le emozioni, fino a suggerirci a vicenda linee narrative spesso più suggestive di quelle originali. Scambiandoci idee e interpretazioni sui documenti trovati in giro per il gioco, vorremmo farvi ascoltare una storia, un racconto di fantasia, appunto, basato sulla realtà. Oggi parleremo di Ardyn. Ardyn, per come lo conosciamo, è sempre stato un personaggio fuori dagli schemi, freddo e manipolatore, ma anche nevrotico e irascibile. È sempre stato circondato da un alone di mistero, espresso dal suo modo di vestire, dai suoi gesti, da quel suo fare teatrale. Ardyn è sempre stato fuori posto in un certo senso, qualsiasi fosse il contesto in cui si trovava. Ci siamo lasciati ingannare dalle sue parole, da ciò che abbiamo visto, credendo che Ardyn fosse il primo uomo con i poteri dell'oracolo. Ci siamo fatti ingannare perché questo è il suo metodo. Ma indagando avremo più conferme che il potere dell'oracolo, il potere della sciamana, è sempre stato in mano alle donne della famiglia Nox Flore, sin dall'origine dei tempi. Quindi forse ancor prima della guerra degli dei, avvenuta 2000 anni fa. Quindi forse ancor prima della caduta di Ifrit, avvenuta 2000 anni fa. Quindi forse ancor prima della caduta di Ardyn nell'oscurità, avvenuta anch'essa 2000 anni fa. Ardyn quindi non è un oracolo. Chi è Ardyn allora? E quale è il suo potere? Sappiamo che 20 secoli fa la civiltà di Solheim, al suo apice, volle sbarazzarsi del giogo degli dei e di Ifrit, che aveva donato loro la conoscenza e che li dominava. La civiltà di Solheim era evoluta a dei livelli che non riusciamo neanche oggi a comprendere. Abbiamo rovine sparse per tutta Ios che ce lo dimostrano, la torre di Kostelmark, con in fondo quello strano reattore, che potrebbe essere una sorta di arma, di cannone, puntata verso il cielo, contro le divinità, un'arma mai completata. Abbiamo Pythios, un luogo dove i valorosi potevano testare le loro abilità, un luogo dove la civiltà di Solheim è riuscita a piegare lo spazio e il tempo. Abbiamo Omega, un'arma il cui scopo primario è uccidere gli dei, un'arma che anch'essa può padroneggiare le dimensioni e teleportarsi ovunque ci sia bisogno di lei. Non sappiamo come Solheim colpì, né se fece in tempo a colpire. Ciò che sappiamo è che l'Ardente non la prese tanto bene e decise di radere al suolo quella civiltà. Ifrit, preso dalla rabbia, voleva cancellare gli umani da Ios. Questo scatenò la guerra degli dei, che per qualche ragione vollero salvare l'uomo. Questa guerra vide l'Ardente sconfitto, il cui corpo senza vita finì sul monte Ravatog. E forse proprio da lì Ifrit lanciò la sua ultima maledizione contro l'umanità, un ultimo tentativo di punire chi ha pensato di superare il potere degli dei. Attirò un astro, una meteora, un'enorme roccia proveniente dallo spazio profondo e la fece arrivare a pochi metri dalla superficie del pianeta su cui stava per morire. Lo vorrei immaginare mentre, chiudendo gli occhi, assaporando insieme al sangue il gusto di una vittoria giunta tardi, ma pur sempre una vittoria, vide Titano correre nel punto in cui la meteora avrebbe colpito il suolo e, con tutte le sue forze, al costo della sua stessa esistenza, bloccare l'enorme masso con la forza delle sue braccia. L'immane salvò Ios e quello che rimaneva dell'umanità. Ma forse, e anche questa è un'ipotesi, la meteora non era la minaccia più pericolosa, ma un'altra ombra si stava preparando a colpire il mondo. Come un'arca interstellare, forse, la roccia celeste che l'immane stava sorgendo conteneva il primo ceppo del contagio che avrebbe tenuto sotto scacco il pianeta per i prossimi 2000 anni. Il plasmodium della piaga, poi chiamata delle stelle, era giunto. Sappiamo che la civiltà di Solheim non esisteva più al termine della guerra dei tempi, ma l'umanità sopravvisse e rimase a lottare contro la piaga che tramutava le persone in demon.
Si legge tra i documenti che è il più valoroso tra gli uomini. Mettendo a disposizione il suo arsenale, abilità appartenente al suo clan, riuscì a contrastare l'oscurità che affliggeva Ios, forse trovando il modo di assorbirla dentro di sé. Forse fu questo l'unico modo che Ardyn trovò per salvare la sua gente. Lui, il più valoroso tra gli uomini, aveva forse dimostrato questo valore nelle profondità di Pythios. Forse proprio lì aveva capito come assorbire l'oscurità dentro di sé, in quelle tenebre profonde, là dove la luce cessa totalmente di esistere. Il mondo era salvo dalla minaccia della piaga, quindi, almeno per il momento. A quel punto gli dèi donarono all'uomo il cristallo, da proteggere in attesa di una grande calamità che sarebbe arrivata, un giorno. Il cristallo, fonte di potere, scelse quindi il proprio re, il re degli uomini. Ma non scelse il valoroso uomo che salvò la sua gente. Non scelse Ardyn, no, scelse suo fratello minore. Il cristallo aveva probabilmente percepito l'oscurità dentro Ardyn, non ritenendolo degno? Il suo animo buono non bastava a placare tanto male? A quel punto il valoroso Ardyn forse si sentì tradito dagli dèi, forse covò un umanissimo risentimento per la scelta del cristallo, come se non gli fosse stato riconosciuto quel valore che dimostrò salvando l'umanità intera dalla piaga delle stelle. E forse proprio questo risentimento fece da innesco per il male che aveva dentro. Forse fu quello il momento in cui Ardyn, il valoroso, iniziò a tramutarsi in Ardyn, il malvagio. Forse il giovane re, mosso dall'invidia per il fratello maggiore, o forse qualcun altro, in una civiltà, ricordiamolo, ancora da ricostruire, accusò Ardyn di eresia, di essere un demone a sua volta. Del resto, anche Giovanna d'Arco fu bruciata sul rogo dopo aver salvato la Francia. Così Ardyn fu catturato e torturato. Sappiamo che Ardyn scampò all'esecuzione, sì, perché il male che aveva assorbito lo aveva reso immortale. E probabilmente fu quello il momento in cui Ardyn si rese conto di non essere più umano. Certo, non lo sappiamo ancora come andarono realmente le cose, e forse non lo sapremo mai. Magari il giovane re amava suo fratello Ardyn, forse era ignaro della cattura e dell'esecuzione di quest'ultimo, forse fu manipolato da qualcun altro. Certo, questo renderebbe una storia tragica come questa ancora più tragica. Una calamità nata dall'incomprensione, che ha generato e alimentato odio e morte per 2000 anni. E allora, al risentimento nei confronti degli dèi, si aggiunse la sensazione più brutta che l'uomo possa provare. Ardyn, torturato e condannato a una morte che non avrebbe più potuto raggiungere, si sentì tradito e abbandonato dal suo popolo, abbandonato dalla sua famiglia, abbandonato da suo fratello. Ardyn, perfino dentro quel suo corpo ormai estraneo, si sentì abbandonato dall'umanità stessa, un'umanità che lo aveva rigettato e che non gli sarebbe più appartenuta. Fu in quel momento che Ardyn, il più valoroso tra gli uomini, il salvatore di Ios, morì. Fu in quell'istante che nacque la calamità annunciata dagli dèi, che iniziò il suo piano per portare il mondo alla rovina. Un destino beffardo, se ci pensiamo, visto che fu proprio il dono del cristallo e l'annuncio della calamità stessa a provocarne l'inizio. Forse in realtà fu questa, la punizione degli dèi per averli sfidati. Mi chiedo allora se l'ira dell'ardente non sarebbe stata una fine migliore. Questa è la nostra storia sull'origine della calamità chiamata Ardyn e, come vi dicevo all'inizio, è la nostra fantasia basata sulla realtà. Se vi è piaciuta, come sempre pollice in su, se non vi è piaciuta, beh, dormiremo comunque sonni tranquilli. Sul canale di Jade Fantasy troverete dei video di lore che si basano solo sui fatti, riguardanti proprio i documenti e le varie informazioni sparse per tutto il gioco e in Comrades. Andateli a vedere se siete davvero appassionati di questo titolo. Vi invito inoltre a guardare tutti i video che ho fatto su Final Fantasy XV, ce ne sono davvero molti ormai. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche a quello di Jade e ricordate, vivete i videogiochi. Appuntamento quindi al prossimo video. Gianni!